voce di Pistoia nel mondo. Bello Fresco, il programma di Radio Pistoia Web dedicato al mondo dei teenagers. Attualità, musica, libri e tanto altro in compagnia di Riccardo, Sara, Jacopo e Veronica. Bello Fresco, very very spumeggiante. Sari, eccoci qui finalmente su Bello Fresco. Siamo in tre però. Vabbè, però siamo tornati intanto. Scusateci per la lunghissima assenza, ma dovete sapere che a parte Riccardo, la maggior parte di noi sono in sessione invernale. Comunque quindi, ho il mio bel da fare anche stesso. Lui comunque c'ha la maturità da affrontare, quindi scusateci. E buon anno intanto. Buon anno, anche se in grande. Anche se siamo a febbraio, tra un po'. Vabbè, però comunque. Meglio tardi che mai, raga. Tardi che mai. E niente, però finalmente questa pausina dopo per poi studiare per l'esame. Quanto è stato? Un mesetto? Almeno un mese. È da prima di Natale, credo. Dal tipo 2 dicembre, no? Ah no, allora quasi due. No, è da tanto. Comunque quasi due mesi, però. Avete fatto indigestione dei panettoni, ammettete. Pandori, Pandori adesso non si no, basta. Spumanti, prosecchi, come se non ci fosse un domani. Bene, bravi. Pandori, no. Però non vi preoccupate, perché nel frattempo siamo caricate un po' le energie. Abbiamo preparato un po' questa puntata. Che insomma, intanto salutiamo la Sara che per impegni personali non è potuta essere qua. Ma ciao. E niente, però questa puntata promette che intanto, spoiler, ci andremo a orientare più verso un specifico area geografica. Che è l'Oriente, orientare verso invece l'Oriente. Per chi non è cioè verso Oriente. Verso Oriente, sì. E chi non è Space Vibes. Orientario. Niente, oggi tutto orientale. E niente, in generale, infatti, nella prima parte della tua radio andremo a parlare di una corsa molto particolare. Una corsa che probabilmente noi da bambini abbiamo sognato. Sì, probabilmente tipo sarebbe lo sport più bello che sognerebbero tutti i bambini. Però adesso non sveleremo cosa si tratta. Spoiler. La seconda parte della tua radio verterà su, cioè, una genialità assoluta che solamente in un paese che andremo a vedere poteva ideare questa cosa assurda. Non diciamo niente. Tema moda. Poi passiamo direttamente, quindi per ovvie ragioni il book club salta, ragazzi. Però trattenetevi, magari la prossima volta la Sara preparerà cose molto. Rimanete sintonizzati sui canali social, ve lo ricordiamo sempre, almeno saprete sempre cosa c'è in ogni puntata. E si va dritto sul K-Magazine, quindi si va subito in Corea, ragazzi. Tutto un viaggio, ragazzi, tutto non era programmato, ragazzi. E niente, in cui finalmente si parla di anno nuovo, finalmente un progresso che, ragazzi, si farà una sorta di mini politica, ma proprio mini, senza argomentare tanto, perché non è un argomento su cui. Però mi sembrava giusto portare, perché tutte le volte si è avuto sempre la stessa divergenza e poi finalmente ora si sta cercando di risolvere. D'altra parte portiamo il debutto di un nuovo gruppo, o meglio sottogruppo, perché sottogruppo l'andremo a scoprire. Lo scopriremo solo vivendo. Citazioni. Niente, per quanto riguarda Spazio Musica. Beh, per quanto riguarda la prima parte dello Spazio Musica, quest'oggi parleremo di De Gregori. Beh, e per quanto riguarda la seconda, tratterò magazine musicali, cessioni, vedrete. Bene, quindi io direi che per questa intro abbiamo già messo tanta carne al fuoco, però insomma abbiamo una bella oretta e mezzo da passare insieme, quindi vedrete. E direi di andare col primo brano di oggi, ovvero Yes And. Oh,
yours and mine is mine. That's mine is mine. My face is saying I don't need no disguise. Don't comment on my body, do not reply. Your business is yours and mine is mine. Why do you care so much who's fair, right? Why? Per un nuovo appuntamento dedicato all'attualità. Attua Radio. Salve a tutti, bentornati a Radio Pistoia Web. Abbiamo cominciato. Ho sbagliato? Sì, ho sbagliato. No, ho sbagliato io o ho sbagliato? No, è stato. È l'abitudine. È stato un piccolo errorino. Cominciamo bene la puntata. Dopo l'ingabuglio delle cuffie. Beh, vabbè, sì. Sì, abbiamo avuto un piccolo problemino con le cuffie durante la canzone. No, lo però è stato risolto. Non ti ho mandato con l'ingarbuglio delle cuffie. No, vabbè. Non eravate ancora in onda. Siete stati fortunati. Ah, la prossima volta, però. Vabbè. Dietro le quinte, fantastico qui a Bello Fresco. Beh, una puntata insomma è iniziata così. Primo Attua Radio del pomeriggio. E ci proiettiamo, come ha detto prima Veronica, verso Oriente. Allora, in realtà è più un fun fact, non pensate, è una roba un po'... Vabbè. Sì, allora, però diciamo la verità, come stanno le cose. In realtà aveva proposto Sara questa... Ecco. Mettiamo le mani avanti. Però Sara non è qui con noi e quindi la salutiamo. Però era diciamo una proposta di Attua Radio che aveva fatto Sara. Andiamo in Oriente, andiamo in Giappone, dove esiste in mezzo alla strada praticamente. Sì. Questo Isu Grand Prix, che poi in realtà ho visto brevemente. È ispirato dal mondo del pattinaggio, se proprio dobbiamo... Alla fine ripreso, rotelle... È ripreso dal mondo del pattinaggio. È una versione un po' più... Vabbè, una parodia del mondo del pattinaggio. No, una versione più comoda, la cima di Titanic, quanto è pattinare. Cioè, io ho visto anche l'altro giorno il film di Jennifer Lawrence, fidanzata in affitto, tu vuoi stare lì a pattinare. Ah, l'ho visto anche, è vero. L'ho visto, sì, me lo sono perso. In cosa consiste, vi starete chiedendo, questo Isu Grand Prix? Versione parodica, perché non è il pattinaggio. Consiste invece in una corsa in mezzo alla strada, in pratica, però con le sedie da ufficio, con le rotelline proprio. Io penso sarebbe stato il sogno di qualunque bambino, cioè chi non da bambino, tutte le volte, soprattutto sul parquet. È stato detto per rovinarlo. Rovinare con le rotelle. Quindi probabilmente sarebbe stato, nel mio caso, sarebbe stato l'incubo di mio mamma, mio padre, genitori in generale. I figli sono lì a che fare la prima cosa, ma anche non da bambini, anche a 19 anni. Comunque quando molti sono quelle cavolo di sedie, cioè ti hai proprio voglia di prendere e spingerti. Sì, esatto, però comunque penso che sia faticoso questo tipo di cose. È una forza di resistenza. Io spero che sia in discesa, cioè, foto. Oddio, non in discesa, cioè nel senso, non certo in salita. No, in realtà semplicemente per vincere devi fare i massimi 9 giri in 2 ore di tempo. Per partecipare, per avere una squadra più effettiva, per partecipare ci devono essere 3 corridori. E poi infine all'inizio si pensava tanto, come si vede nella foto, corre sull'asfalto, fa lì, spinge. Adesso no, ci sono delle varianti, no? Però rende la sito un po' più interessante. Ovvero ad esempio si fanno anche sfide con delle spinte o delle tecniche per andare più veloci con la sedia a ufficio. Anche perché tutte le volte la sedia prendi la forza, vai, però non tu vai 10 all'ora. Invece... Anche meno. Ho fatto indicativo, indicativo, vabbè. Però che dire ragazzi, un sogno che si avvera. Che solo in Giappone però. Tutte le volte magari hanno detto, sta sempre sulla tua sedia di ufficio, non fa niente, ti vuol dire guarda, eppure in Giappone ci fanno le competizioni. Esatto. Magari nel 2040 sarà sport olimpico. Chi lo sa? Non si può mai sapere.
Eh beh, è un po' paradossale, però. Vabbè. Io lo farei. Ma sai che lo farebbe? I boomer tutti giù per un successo. In realtà non è poi una novità, perché sappiamo che in Italia quantomeno c'è la cultura delle gare col carretto, ovvero sia con delle macchinine fatte ed è tutto in discesa, ovviamente, sì. Dice, da scapicollarsi, per cui insomma è un po' un derivato, ma con la sedia a rotelle, la rotellina è una figata, è una figata, con la sedia da ufficio, veramente, nonostante le ore di lavoro, qualcosa serve, esatto. Quelli dell'INPS e quelli della, secondo me, loro sono professionisti. Attenzione! Agenzie delle cose. Sì, commercialisti, esatto. Guarda. Sì, gente da ufficio. Secondo me è il vostro sport. È il vostro sport, ragazzi. Che aspettate, correte in Giappone. Ora non so quando fanno insomma. Il periodo, però Beh, e diciamo a tema ufficio, a tema sedie da ufficio, sì. E poi mi sa quel video era proprio in Giappone, no? Era in Asia. Perché c'era sempre Giappone, su no. MTV, no, tutte no, le Giappone volte. No, era un, diciamo, Oriente. E cioè è venuta in mente una canzone che aveva proprio come video tema lavoro, tema ufficio, che era Whenever I Go dei One Republic. Musica maestro. Wherever I go, there's a shadow of you. I know I could try looking for something new, but wherever I go, I'll be looking for you. Some people lie, but they're looking for magic. Others, they're quietly going insane. Could ever make me feel the same. I know I could lie, but I won't lie to you. Wherever I go, you're the ghost in the room. I don't even try looking for something new, 'cause wherever I go, I'll be looking for you. Some people try, but they can't find the magic. Get down on their knees and they pray. I come alive when I'm close to the madness. No easy love could ever make me feel the same. Make me feel the same. Make me feel the same, same, same. I know I can lie, but I'm telling the truth. Whatever I know, there's a shadow of you. Tornati su Radio Pistoia Web e siamo giunti alla seconda parte dell'Attoradio. E oggi abbiamo detto tema un po' orientale, tema un po' fanfast. Sì, ma qui ragazzi, qui si va proprio oltre. Sono veramente dei geni assoluti. Sì. Ma io tutte le volte che ho sprecato la prendere la mia borsa e andare quei 20 minuti a piedi, esatto, in palestra. Ma chi me l'ha fatto fare? Dovevo andare in Cina. Perché in Cina? Perché se prima avevamo uno sport alternativo, ora che uniscono la più moda di allo sport. Cioè io come non ci ho sbagliato paese di vivere. Come abbiamo fatto a non pensarci prima? Cioè io non lo so. Ma non ci abbiamo pensato. Perché è una cosa talmente assurda.
È una cosa assurda, però ragazzi è vero, ma perché giustamente noi queste info le prendiamo da TNL Planet, che non ci ha sponsorizzato né niente, però noi aspettiamo se volessi riconoscimento. Una comitatina. No, anche perché voglio dire che da 2 anni quant'è che facciamo questo comunque 2 anni almeno. Quasi dai, un paio d'anni. Siamo sempre da TNL ed è un paio d'anni che questo sito sto leggendo su Instagram. Vabbè, tutte le volte. Vabbè, comunque si narra che nei negozi, nei meandri nel territorio cinese, semplicemente negozi di brand di moda cinese, e Itib, che è una catena, è un brand locale, quindi non mi ricordo chiare, nato nel 2020, quindi 4 anni fa, quindi abbastanza recente come brand, abbiamo delle modelle, non dei manichini, ma sono superati. Ma superati, ovviamente. Non sapete che lavoro fare. No. E niente. E quindi ci sono delle modelle che camminano sui tapis roulant. Così, uno, ti fai pubblicità quando riguarda la moda. Secondo, tu bruci un po' di grassi che ti mantieni in forma. E ti mantieni in forma. Oh, a te scherzi, ma io lo farei anche. Ma chissà quanto vengono pagati, cioè. Allora, questo oddio, non viene. Quanto camminano, cioè, farsi riposo, le fanno con la frusta. Calcolano che di solito magari i negozi, se uno rimane aperto e noi ho continuato dalle 9 di mattino dei turni alle 8 di sera. Non lo so. No, secondo me faranno dei orangino. Beh, orangino non è. Sono staccano visti, no, non sono robot. Esatto. Non lo so, in Cina. Staccanovismo allo stato puro, quindi magari secondo me fanno orario continuato. Però questa cosa è molto apprezzata, perché intanto questo brand, che secondo me è un brand piccolo, ha aperto 10 negozi, che per un brand che è nato da 4 anni e per la Cina, diciamo, la vastità del territorio cinese. Calcoliamo che ovviamente non, cioè, la Cina c'ha tipo 1 milione di abitanti, ragazzi, quindi è normale che magari è un settimo degli abitanti. Un tot di magari parte commerciale concentrata più su un tot territorio, area territoriale. Certo. Cioè, ovviamente in questi 10 negozi forse probabilmente non ci sarà uno lì nella campagna sperduta. No, saranno nella parte più abitata. Esatto, cioè, quindi niente. Quindi che dire, ragazzi? Guarda, io fra Cina e Giappone, ragazzi, io stupiscono sempre di più, più. Ogni volta in qualche puntata c'entrano sempre in qualche modo. Sì, perché hanno quelle notizie un po'. Davvero. Vabbè, poi sono proprio curiose. Strane, alternative. Sì, sono strani. Però davvero. Da considerare comunque. Sì, guarda. Un'ottica comunque anche lavorativa in qualche modo. Chissà. Potrebbe anche. Sì, chissà che uno di noi non finisca. Chissà che uno non finisca in Cina a fare il modello. No. Magari sta a vedere. Dobbiamo stavolta noi in Italia. All'OVS dove? No, non lo so. All'H&M. Ah, ok. Però H&M non è italiano. Quindi vabbè, ma comunque io dico qua. In generale, poi territorio. Vabbè. Cioè, non è che ho detto negozi apposta. Cioè. Non sarebbe considerato un lavoro. Cioè, sarebbe considerato. Ti sputerebbero addosso. Sì, sì, cioè, noi italiani non siamo così all'avanguardia. Ma per niente. In effetti, una volta mi ricordo che a PCS è andata alla Panorama con mia mamma, no? E tipo lì alla Golden Point, invece dei manichini, c'erano persone vere che posavano. Ma anche a Prato, in centro, sotto le feste di Natale, può capitare di vedere le modelle in vetrina. E sono vere. Sono vere, certo. Sono finte. Tanto sono vere. Si muovono qui, per cui non sono androidi. Cioè, diciamo, e sono anche affascinanti. Catturano molto l'attenzione. Non è, poi ci scherzi dalla vetrina. Non l'ho mai visto. Non l'ho mai visto, figo. No, anche, vabbè, Prato comunque. No, vabbè, siamo in Oriente quasi a Prato. Ma non è una battuta, no? Vabbè, ma è. Non siamo in realtà di social. Ma è la realtà di fatti. È vero, io non volevo fare. È la realtà di fatti. No, cioè, no, ma è la realtà dei fatti. Quindi, no, è la realtà dei fatti. È un dato oggettivo. Cioè, non è che. No, ma nessuno offende nessuno. Scusate, in realtà è una trovata di marketing geniale e innovativa, cioè dovrebbero farlo tutti, perché insomma comunque appunto. La modella vera che comunque si muove bene o male, cioè ci puoi anche scherzare dall'altra parte del vetro, no? Esatto. Cerchi di farla ridere, cioè, ti tiene lì alla vetrina. Magari negli Stati Uniti ci mettono la vetrina Gigi Hadid.
Ma noi italiani non ci abbiamo capito niente. Sì. Perché come sempre. Così. Ma perché almeno vedi anche come sta addosso effettivamente a una cosa. Perché io penso la maggior parte delle volte che compri qualcosa, un vestito, dici ma sì, mi sta, ma poi come, cioè mi piace, ma poi come, ma poi come mi sta, vabbè, almeno certo. Si vede. Esatto, invece, esatto, perché magari poi i manichini non ti devi neanche provare la roba. Esatto. No, ora. Non arriviamo a quel punto. Che poi i manichini, poi essendo fatti uno standard quello, alla fine magari per qualcuno che può essere, può vestire magari plus size, avere tagli diversi, certo. E tagli diversi potrebbe, cioè magari dire che magari la persona sta bene. Vabbè, sono avanti pure da un punto di vista della moda. Da calcolare che lì il discorso delle taglie è tutto un altro discorso, sì, cioè, anche rispetto agli Stati Uniti, anche. Soprattutto rispetto agli Stati Uniti. Ma comunque sono convinto che in Italia se qualcuno mette un manichino vero, cioè nel senso un modello o una modella in vetrina, qualcuno entrerebbe in negozio e chiederebbe informazioni al manichino anziché al titolare del negozio. Penseranno, spacciandolo certo. Per dipendente. Esatto, per dipendente. Ne sono certo. Sì, sì. È molto probabile, guarda. Cosa gli risponde? No, guardi signora, scusi, io sono il manichino. Ma poi le persone ora, non, nel non senso, leggermente più anziane magari... Sì, non sarebbero proprio... No, le confondi un po', forse, non se lo aspetterebbero, dai. Esatto, non se lo aspetterebbero, boh, sì. Sarebbe un po'... Boh. Un po' strano. Perché siamo indietro, vabbè. Io direi comunque, prima di andare avanti, di dare un piccolo stacco pubblicitario e poi riprenderemo il programma dal Key Magazine. Per la vostra pubblicità su Radio Pistoia Web, invia un messaggio al numero WhatsApp 0573 190 6830. Vuoi vedere più chiaro nel tuo futuro? Scegli l'indirizzo ottico dell'Istituto Luigi Einaudi, in via Pacinotti 11 a Pistoia. Il corso fa conseguire il diploma di operatore meccanico del settore ottico e si articola in 5 anni. Con il diploma di operatore meccanico del settore ottico è naturalmente possibile accedere a qualsiasi facoltà universitaria. In particolare ai corsi di laurea in medicina oculistica e ai corsi parauniversitari di specializzazione nel campo ottico, optometria, ortottica. Per maggiori informazioni, rivolgersi direttamente alla segreteria dell'istituto, previo appuntamento, telefonando al numero 0573 25193. Istituto Luigi Einaudi di Pistoia. Una visione chiara del futuro. Segui Radio Pistoia Web sui nostri canali social. Su Facebook. YouTube. Instagram. TikTok. Scarica l'app su radiopistoiaweb.com. Strike the pose.
Magazine. Cioè, io conoscevo sta roba, però volevo portarvela perché secondo me va vista. Cioè, uno che non l'ha vista, ti sei perso la vita, zio. Adesso sapete realmente di cosa stiamo parlando. Quindi quando ascolterete una canzone coreana, in realtà sapete che dietro c'è un significato nascosto. Annyeonghaseyo, salve a tutti, benvenuti o bentornati su K-Magazine, una rubrica interamente dedicata a musica, non solo altro, anche cultura coreana. Finalmente da Giappone, Cina, passiamo alla Corea. Però la Corea, diciamo che è un appuntamento ormai fisso. E oggi ho mangiato anche riso, quindi ho anche io ho mangiato riso. Siamo però a tema. Ho mangiato riso, buono. però anche se era con feijoada, era cibo brasiliano. Però insomma c'era il riso. Con feijoada. E niente, diciamo che varie volte in tantissime puntate, fin dal Sayonda, ho sempre detto che una delle lati negativi della industria dell'intrattenimento in Corea è il fatto di non tenere in considerazione dello stato mentale degli artisti, anche per quanto riguarda il cambio peso. Eppure finalmente sono stati fatti passi avanti, mentre invece in Italia tagliamo i fondi per i disturbi alimentari, ma lasciamo perdere. Oh my god. Ma effettivamente almeno in Corea tagliamo e basta. Ma, sì. E qui la testa chiudo letteralmente. Scusate. Chiudiamo, no, senza però sforzi. Torniamo alla Corea, che almeno mi ha veramente stupito in bene, ovvero è stata approvata finalmente una legge per proteggere gli idol dalle eventuali perdite di peso e la chirurgia plastica forzata dalle agenzie. Questa legge è stata ufficialmente approvata l'11 gennaio, quindi ora l'anno nuovo. Poche settimane fa. Perché prima li frustavano. Prima non devi mangiare. C'erano delle immagini, faccio un esempio di Jimin, no? C'è tipo un video, faceva vedere letteralmente che un periodo in cui loro erano lui era diciamo a pubblicizzare il singolo Lie, che era tipo esalente tipo 17, comunque tanti anni fa, faceva vedere lui in condizioni in cui condizioni fisiche era veramente, mi faceva i brividi. Eppure era secco di finito. Sì, davvero ficchino. Faceva assolutamente, ma a me mi ha impressionato, perché in Italia sì, c'è ancora magari una critica al fisico, però in realtà è un po' diverso, diciamo che non c'è quella pressione. No, per quanto riguarda i VIP direi di oddio, cioè dipende, no. Però ma non a questi livelli. Non a questi livelli fortunatamente. Meno quello. E niente, e questa legge è nota come ordinanza sulla protezione e il sostegno dei diritti e degli interessi di giovani artisti culturali a Seoul, che è la capitale. Olè. Ok. Un po' lunghetto. Lo so, però dava detto il nome, so magari qualcuno poi non sa che. È stata approvata a dicembre dell'anno appena passato, quindi dai, alla fine si è concluso un anno, iniziato un anno in bene, concluso anche un anno in bene, durante la 321esima seduta plenaria ordinaria del Consiglio Metropolitano di Seoul. Questo disegno di legge, scusate, oggi mi sento un po' politica, un po' giurista, un po' Bruno Vespa, oppure Angelo Greco. Porta a porta. No, no, ti manca la sigla poi. Porta a porta. E niente. Con i violini. Il disegno di legge comunque è stato proposto dal consigliere Kim Kyung-nam del partito People Power Party. E voi dite, ma perché 3P Paolo Pasolini, stiamo degenerando. Sì, letteralmente oggi. Ciao ragazzi, bentornati a Bello Fresco. Vabbè, comunque sia, voi state chiedendo perché siete tante volte Sol, perché tutto a Sol? Perché bello, Dio. Era Sol. No, vabbè, ma oh my god. Beh, credo sarà la città più importante. A parte che è la capitale. Cioè. Però c'è un motivo, e anche un altro valido per essere la capitale. Semplicemente perché, secondo quanto visto dal consiglio comunale, quando a settembre scorso, è stato visto che l'82,3% di più di 4.000 agenzie di intrattenimento sono stanziate proprio a Seoul. Quindi perché ha già ragione,
anche e a maggior ragione, quindi tutte le audizioni dei treni, ovvero che sono gli aspiranti idol, sono fatte lì, quindi a maggior ragione al momento c'è una concentrazione maggiore della legge lì. Ora ovviamente può darsi che appunto andranno a controllare anche in altre zone nel caso dove si fa sola, però maggiormente lì l'industria intrattenimento c'è in mente lì. È un po' come per noi magari se vuoi Milano, andare a teatro, andare a Milano, a Roma. Sì, sì. E che succede? Inoltre con questa legge il consiglio comunale può fare anche valutazione dal punto di vista psicologico e anche consulenze per gli aspiranti idol per aiutarle con i fattori causati dallo stress. Abbiamo delle testimonianze riguardo a queste situazioni non assolutamente tanto piacevoli. Abbiamo Soyun, che era un ex membro delle OA, che era un gruppo di... era andava comunque in tendenza negli anni 2010-2020, insomma quel periodo lì, che è stata obbligata dall'agenzia di mantenere il peso di 48 kg nonostante fosse alta 1,67 m. Ah, 48, no, un grammo più uno meno. No, no. Proprio no. Con le zavorre ai piedi, perché sennò... non contrattino. Se ne va, esatto. Se ne va. Poi abbiamo Momo, che è membro delle Twice, che anche lì diceva che prima del debutto aveva avuto dei problemi, come ad esempio non aveva mangiato nulla praticamente tutta la settimana, andava sempre in palestra, di conseguenza non mangiando e non bevendo praticamente facendo sport e vomitava giustamente perché non c'è acqua o qualcosa che è fisicamente impossibile. Esatto. E pertanto molto spesso in queste condizioni aveva paura che un giorno non si svegliasse più. Direi sì. diciamo che finalmente venendo questa legge dico meno male. C'è una tutela, anche l'ora diciamo. Sì, direi assolutamente maggiore, vabbè, sì, sì. Ora in generale il consigliere comunale promette che il governo farà, metropolitano di Seoul farà il meglio per affinché questa legge venga rispettata. Noi speriamo di non dover sentire quasi tutte le volte o io nelle puntate dire ma qui gli idol hanno spesso non vorrei parlarne. Smettesse, ma non perché non è necessario parlarne, ma semplicemente perché non, cioè, più va avanti più venendo questa storia e niente tornando alla frecciata che ho fatto all'Italia, è tutto collegato, perché ho detto se qui stiamo andando avanti in Italia siamo andati indietro. E mi dispiace che su questo punto di vista non sia stato considerato, i disturbi alimentari ancora oggi sono un tabù in Italia. Secondo me andrebbe migliorato. Fortunatamente ora è uscito anche la sesta stagione di Scam, fra l'altro, che ora me la guardo anche. Non è che sono una fan scanata di Scam, però secondo me anche il modo in cui hanno per raccontare le tematiche ci sta. Ora poi ne faccio sapere. E niente, prima di andare a proseguire con la rubrica, direi di andare a lanciare un brano che secondo me ora l'avevo scelto casualmente, però ripensandoci potrebbe racchiudere il fatto di essere noi stessi e comunque di conseguenza innanzi a questa cosa di non andare forzati, comunque costretti da un'altra persona a essere quello che noi in realtà non vorremmo essere. Quindi sto parlando di Born to Be degli Easy. Take it in Victoria Lane, yeah. I'm about to let this whole crowd go in. Crazy like I'm on the neck, I want to go down. Can you see my love in come now? Yeah, let's turn it up now. Born to be, born to be, born to be, oh, oh. Born to be, born to be, wild and free, oh, oh. 누가 뭐라 해도 I'ma say it loud, loud, loud. 난 내 방식대로 always. Born to be, born to be, wild.
자신 있게 이제 nothing's going wrong. Don't compare 다른 것들 just don't care 내 맘대로 bouncy bouncy turn it up. Got that winning pace I'm going up. Going up. 모든 수상들이 나를 향해 잠든 감각들이 깨어나 prove it. Can you see where I've become now? Yeah, let's turn it up now. I'm born to be up. 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 Wide and free up. Wide and free up. 누가 뭐라 해도 I'ma say it loud. Loud. 나의 방식대로 always hitting harder. I'm born to be. Born to be. Wide and free up. Eccoci qui sempre su K-Magazine. Dopo una notizia che è comunque un po' più seria, andiamo a qualcosa un po' più soft, perché sennò poi magari appesantisce un po'. Esatto, appesantisce un po', quindi andiamo a una notizia, ovvero c'è un nuovo debutto, quindi hanno un nuovo vita nuova, hanno nuovo debutti nuovi, comeback nuovi, quindi stiamo parlando dei di una nuova unit dei NCT, ovvero la NCT Wish. E voi dite, cos'è questa unit? Cos'è, chi sono loro? Allora, sostanzialmente unit, nel caso di NCT, si tendono dei sottogruppi, no? Tipo, che ne so, c'è un macro argomento e poi ci sono vari argomenti. Qui funziona uguale. Praticamente, NCT, quello che mi sono documentata giusto un pelino last minute, è un gruppo che praticamente ha membri illimitati. Quindi probabilmente saranno diversi. Aiuto. Vabbè. Ma che è? Però solitamente loro, quello che ho letto dei commenti sull'annunziano coreano delle fan proprio, hanno detto no, ci sono i sottogruppi. Infatti le fan sono un po' disperate che ci saranno altri nomi da imparare. E niente, questo gruppo ha postato delle nuove foto teaser titolate Wish for Our Wish. Cioè il concetto è, diciamo, realizzare il vostro desiderio, ma anche realizzare il nostro desiderio. Comunque una cosa di questo tipo. Il gruppo si è formato grazie al programma di sopravvivenza NCT Universe Last Start. Tipo di, insomma, è un programma tipo come The Voice, Amici Talent sì, in Corea ce ne sono non ce n'è uno dietro l'altro letteralmente, mentre qua in Italia è una cosa un po' più controllata. E questo gruppo è costituito da 6 membri, che sono Sion, Riku, Yushi, Yeke, Ryo e Sakuya. I ragazzi hanno una media di 18 anni, anche se sinceramente... Cioè più piccoli di noi, cioè più o meno... Sì, sì, come... Vabbè, cioè... un anno... Cioè, no, vabbè, però... Vabbè, cioè, vedete, fa 20 anni, però... No, no, però... Che... Vabbè, in media, diciamo... Cioè. Vabbè, sono nostri coetanei, dai... Più o meno... Perché lanciano... comunque... cioè... Vabbè, comunque ne dimostra, secondo me, un pelino meno... Cioè, non è che no, non è che sembrano dei bambini, almeno di... Ora, bene, no, ora... Ma oddio. Però, dai, secondo me, sì. Io direi 16 anni, dai. Sì, dai. Così, niente. No, sembrano finti, se posso dire, cioè, almeno da sta foto. Ora calcola che c'è molto poi spesso in Corea il segreto anche delle volte è anche il trucco che c'è dietro. Beh, certo. Non so se che lì, il trucco è sia fatto... giusto per apparire sia dai ragazzi che dalle ragazze. Cioè i ragazzi a volte letteralmente stanno lì anche ore e ore di make-up, di trucco, anche per i video, per queste foto del genere. E niente, il debutto verrà fatto al concerto della SM Entertainment, che si terrà al Tokyo Dome. Ancora una volta siamo in Giappone, ragazzi. Giappone torna tutto, no, veramente. Dal 21 al 22 febbraio, con la canzone di debutto Wish, che non è Wish della Disney, no? Prima che qualcuno abbia già pensato, si sono ispirati alla Disney. È un po' diverso l'immaginario. Però, vabbè, il desiderio comunque sì, no, certo, c'è, anche però. Se poi non è il stesso messaggio, però... Vabbè, no, non penso che siano ispirati per Wish, no. Che poi quel film fa l'altro, non mi sa che ha fatto abbastanza flop. Però vabbè, è un altro discorso. Io direi per oggi la rubrica finisce qui. Ma mi raccomando, se avete suggerimenti, se avete proposte, e soprattutto se avete suggerimenti in generale, non dimentichiamoci che potete mandare messaggi vocali
durante la diretta. O esattamente. Anche messaggi normali. Vabbè, in generale. Vabbè, messaggi. E potete usare segnali di fumo. Il numero i nostri che anche oggi nel 2024 non ce lo ricordiamo. Ma un giorno 0573190 6830. Ok. Ho letto. E perciò direi di lanciare, diciamo, l'ultimo brano uscito dei NST tutti insieme. E sto parlando di Beautiful. You're the most important person in your life. So be yourself. Be beautiful. 그 누군가의 삶을 담기 위해 고단한 하루를 보냈던 그때 잠이 들 때 행복하지 않다면 모두가 바란 꿈을 쫓아봐도 안 맞는 cambiare la tua vettura, puoi andare da Lenzini Auto, in via Alessandro Volta numero 8, Sant'Agostino, Pistoia. Da Lenzini Auto puoi trovare un'ampia scelta tra vari modelli nuovi, usati, a chilometro zero, oppure usufruire del servizio noleggio. Alla concessionaria Lenzini Auto, adesso trovi una fantastica promozione sulla nuova MG ZS, in visione e pronta consegna, con ben 7 anni di garanzia oppure 150.000 km. Non rimanere a piedi, corri subito da Lenzini Auto, in via Alessandro Volta numero 8, Sant'Agostino, Pistoia, oppure chiama il numero 0573 28609. Autism!
Radio Pistoia Web. Radio Pistoia Web. Con noi, nel futuro. Nel futuro. Spazio Musica. Spazio Musica. E ben ritornati su Radio Pistoia Web, e questo è lo Spazio Musica. E siccome siamo bello fresco, abbiamo parlato di Cina, di Giappone, di Corea, senza un collegamento logico. Vabbè, ovviamente è un collegamento ora passiamo geografico. Oh. Sì, no, ma dico, ora passiamo da un capo all'altro del mondo, anche senza un senso. E parliamo di Francesco De Gregori. C'è uno spazio temporale, una porta, un portale. Ma anche geografico, perché sì, insomma. Il giro del mondo, andiamo in un pomeriggio. Indietro nel tempo e anche nei luoghi, diciamo. Però asse Roma, asse è il bello. Morta, la Verona è pegata, in due abbiamo perso Verona. Yeah. E beh, appunto, oggi parleremo di De Gregori, che secondo me, come ho sempre detto nel corso delle puntate, la musica ovviamente è un fattore soggettivo, come un artista che può piacere o non piacere, e ognuno si è ritagliato un suo spazio nella storia, diciamo, musicale, in questo caso italiana, del cantautore italiano, per un motivo piuttosto che per un altro, e ognuno c'ha il suo. Però secondo me merita e ha il suo spazio nel mio cuore musicale, diciamo. Anche così. Anche nel mio, secondo me, perché è una persona che riesce a metterci davanti quello che in realtà già ci abbiamo, ma che non vediamo. Perché noi siamo ciechi ma vedenti, non so se mi spiego. Ora proverò, non sono pazzo, oggi non ho assunto sostanze di nessun tipo, quindi sto ragionando e provando a spiegare il mio ragionamento. Nel senso che noi magari tutti i giorni abbiamo davanti un qualcosa che diamo per scontato. Cioè lui ci dice, noi società, noi individui siamo persone, comunque, che ovviamente in comune abbiamo delle cose, ma che siamo tutti diversi, e quello che fa veramente la differenza tra di noi e anche la bellezza, secondo me, della nostra vita sono i dettagli e le cose più piccole delle nostre vite, esatto, che lui nelle sue canzoni rende benissimo, secondo me, e è veramente, oltre che diciamo poeta, eccetera, artista tutto tondo, perché è veramente un grande musicista, secondo me. La bellezza anche delle sue canzoni sono questi stacchi molto importanti che cadenzano le parole, solo strumentali, sia durante il brano, ma specialmente all'inizio. Introduce molto spesso con una parte, che ne so, mi viene in mente Titanic, mi viene in mente ma anche la donna cannone, anche Sempre per sempre, che ascolteremo dopo. Rimmel, ma praticamente ma qualsiasi, no, è vero, tra l'altro, è vero. No, attenzione, mi è venuto un flash, perché in realtà Rimmel era stata analizzata ai tempi di Sei in Onda. Sì, è vero. No, è successo. C'era la rubrica. Quando c'era la rubrica. Di Behind the Lyrics. È vero. Vabbè, le cose ritornano. Infatti, penso che non a caso sia stata. È vero. Insomma, veramente. Eh beh, che gli vuoi dire? Parla da solo, nel senso. Veramente, questa è la. Ripeto, secondo me questa è la sua forza, veramente. Perché tutti i giorni, magari al di là di quello che facciamo, diamo per scontato anche con chi abbiamo a che fare, le persone che abbiamo intorno. Diamo per scontate tanti, che ne so, per esempio, affetti, legami che abbiamo. Che poi magari per un motivo o per un altro, quando vengono a mancare, o comunque diciamo quando per un motivo o per un altro ci spariamo, che magari non dipende neanche da noi, lì lo sentiamo veramente, lì ci accorgiamo di quanto era importante e quanto veramente abbiamo buttato via, essendo appunto ciechi, come dicevo prima, o comunque passivi spesso anche nell'ascolto della musica. Soprattutto siamo molto passivi, secondo me. È vero, cioè anche rispetto, ci pensavo, cioè rispetto ad altre arti, il cinema per dire, o bene o male anche arti figurative in generale, beh, la musica alla fine è come se ti mettessi in una condizione, sì, di passività, cioè ascolti,
cioè non di attività, cioè di anche più del cinema, secondo me. Sì. Che però in realtà è quella che fa tutto, perché Certo. Quello che pensavo, forse una puntata ne parlerò anche delle colonne sonore, eccetera, nei film. Voi pensate a un film, ma qualsiasi, senza musica? No, non darebbe vero, magari sarebbe meno della metà quel pathos alla scena, magari quella. Sì, ci sono poi dei filmoni che che hanno anche delle colonne sonore importanti, appunto. E che senza le colonne sonore importanti, boh, ma banalmente La vita è bella, cioè mi viene in mente ora qualsiasi film, secondo me. Sì, qualsiasi, è vero. No, è vero, proprio è vero. A me mi viene in mente anche i film di Joker di con Phoenix, con Phoenix, lì, certo. Cioè lì veramente la Nolan, musica è qualcosa di importante, vero. Anche al fine di capire l'evoluzione del personaggio da quello che era. Ha un linguaggio, è un linguaggio, assolutamente. Ma anche quando ascolti musica con le cuffie, magari anche il momento in cui sei anche male, come puoi ascoltare quella musica che poi ti può confortare, ti rievoca, esatto, e ti porta dentro un mondo. Infatti anche ora è un mondo, sì, è un mondo. E infatti De Gregori, appunto, con quelle introduzioni / stacchi che dicevo prima, ti fa entrare ancora di più in quello che dice senza dirlo. È tanta roba. Veramente chi lo fa? È una forza. La forza della musica. Veramente. Poi anche le melodie. Sì, sì. Quella dolcezza proprio. Quelle melodie. È molto romantico. Non nel senso di come lo intenderemo noi oggi, 2024. No, però un po' sofisticato. Un po' sofisticato. Non quel romantico. Quindi direi che ci possiamo ascoltare sempre e per sempre. Pioggia e sole cambiano la faccia alle persone, fanno il diavolo a quattro nel cuore, passano e tornano e non la smettono mai, sempre per sempre tu. Ricordati, dovunque sei, se mi cercherai, sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai. Ho visto gente andare, perdersi e tornare, e perdersi ancora, e tendere la mano a mani vuote, e con le stesse scarpe camminare per diverse strade, o con diverse scarpe su una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso ormai. Pioggia e sole abbaiano e mordono, ma lasciano il tempo che trovano, e il vero amore può nascondersi, confondersi, ma non può perdersi mai, sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai. Sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai. Bentornati su Radio Pistoia Web. Dopo aver ascoltato questo brano bellissimo di Chapeau, De Gregori, ragazzi, chapeau. Prima Riccardo accennava, è stata una puntata, insomma, abbiamo spaziato
decisamente. Area geografica, argomento. E perché non farlo ancora? Perché no? Ma perché non farlo ancora, visto che la puntata non è ancora finita? E dobbiamo ancora andare dall'altra parte. Dobbiamo ancora. Allora, abbiamo fatto Oriente, abbiamo fatto Europa e ora facciamo America. È un po' un giro US. E beh, è un po' un giro un po' strano, però vabbè, si può fare. E cos'è successo nel frattempo dal punto di vista musicale? Beh, non tanto da un punto di vista artistico, ma da un punto di vista un po' business, un po' giornalismo. Beh, nel periodo in cui non ci siamo, diciamo, visti, parlati, sentiti. Beh, allora, in questo mesetto in cui appunto siamo stati assenti, tormentati dagli esami. Sì, beh, è stato insomma un periodo un po' complicato. Beh, ma è stato un periodo complicato anche per i diciamo giornalismo musicale. Mi sto riferendo a Pitchfork, che è probabilmente il più importante giornale, magazine musicale per quanto riguarda la scena indipendente americana e non solo. E di cosa sto parlando? Allora, un paio di settimane fa Pitchfork, che diciamo è stato acquistato una decina di anni fa da un colosso dell'editoria americana, che è Condé Nast, che è stato diciamo acquistato a sua volta da Anna Wintour, che Anna parlavamo Wintour. Di Vogue, vabbè, Anna Wintour è tutto collegato, ragazzi, come sempre. È tutto collegato. Anna Wintour è la direttrice da una quarantina di anni di Vogue, che è è la più autorevole rivista di moda presente sul mondo, presente nel mondo, insomma, è un po' iconica. E infatti mi piaceva che leggevo un articolo uscito su Rolling Stone che parlava del Diavolo Veste Indie, perché Anna Wintour era presente nel Diavolo Veste Prada, sì. Quindi c'è un gioco di parole tra vabbè, è carino. E Diavolo Veste Indie, e quindi Pitchfork è stato, diciamo, Anna Wintour con una mail ai dipendenti di questo povero magazine musicale di questi poveri dipendenti, sono stati licenziati perché, come purtroppo succede spesso, questioni, diciamo, di marketing o forse no, questioni di economia o forse no, insomma, è stato smembrato e ci sono stati circa 200 licenziamenti e passerà, oh my god, esatto, oh my god, e passerà sotto GQ, che è un'altra rivista, insomma, di moda, che non a caso è sotto Anna Wintour, quindi è un bel casino. Quindi non è che sono stati licenziati, ma poi sono restati. Sì, alcuni no, alcuni licenziati in asso e altri riassunti da Anna Wintour. No, altri saranno sono stati riassunti sotto GQ, che è sempre di proprietà di Anna Wintour. Hanno fatto un po' di pulito, dai. Hanno fatto un po' di pulito, esatto. Quindi, però insomma, ha creato tutto questo numerose polemiche, in particolar modo nel mondo della musica, dell'editoria musicale, perché innanzitutto si parla di Pitchfork, che ha portato un po' al grande pubblico, potremmo dire, la musica alternativa degli ultimi 20 anni, dai. È stato un magazine fondato a fine anni 90 da un tale Ryan Schreiber, che era un lavorava in un negozio di dischi a Minneapolis, in Minnesota, e seppur non avendo alcuna diciamo esperienza nel mondo giornalistico, si è un po' lanciato in questa attività, che poi ha avuto successo. Perché ha portato a conoscere, insomma, numerose band che magari rimanevano un po' nella nicchia, anche a un grande pubblico in America e non solo, ripeto. E tutto questo ha creato anche un po', diciamo, di, potremmo dire, di dibattito tra i giornalisti musicali e sul proprio, diciamo, l'editoria musicale, che con l'arrivo dei, diciamo, nuovi modi di ascoltare e di conoscere artisti, ma vabbè, le piattaforme che conosciamo tutti, piuttosto che Apple Music, piuttosto che Spotify, però vabbè, insomma, hanno rivoluzionato il modo di conoscere nuovi artisti, diciamo una funzione che era del giornale musicale una volta. E quindi, è un dibattito tuttora aperto. Serve, diciamo, in un mondo ultra digitalizzato, che funzione ha il giornalismo musicale? È una domandona. È una domandona. Non è facile, non è semplice. Certo è, la sua importanza è stata ridimensionata completamente. E questo penso che loro l'abbiano capito. E proprio per questo si arriva qua. Arriva uno smembramento, arriva un licenziamento.
Beh, le cose vanno così, il mondo va così, volente o nolente. Beh, ti vedo bene come sindacalista, sai. Oddio. Mi raccomando. Oddio, beh, beh, mi potrei arrabbiare anche di più come sindacalista. Appunto, appunto, vai. Dai, vai. Aiuto. Ci sono le primarie. Tanto dom'è qui. Bene, scusate. Bene, beh, e dopo, visto che, insomma, Pitchfork ha, dicevo, ha lanciato innanzitutto recensioni che facevano un po' discutere, perché o recensioni a cui venivano assegnati voti veramente 0 su 10, ma anche altri album che invece, insomma, venivano apprezzati da coloro che lavoravano in Pitchfork. E come per esempio un album del 2010 di un artista su cui in realtà non mi vorrei troppo soffermare, perché ci sarebbe da parlare un mondo. Un artista per certi versi molto controverso, per certi aspetti un po' geniale, che sto, mi sto riferendo a Kanye West. No, però Swiftie, basta, qui esce. Io mi voglio soffermare sull'aspetto musicale e non sull'aspetto, diciamo, di gossip. Siamo per parlare di musica. Siamo per parlare di musica. Io lo trovo un artista poliedrico, fantastico sotto numerosissimi punti di vista, però insomma, vabbè. E un album di Kanye West del 2010, che mi sto riferendo a My Beautiful Dark Twisted Fantasy, è stato, diciamo, recensito, se possiamo dire così, in maniera egregia da Pitchfork. È stato uno degli album più apprezzati in 30 anni di attività di questo giornale, sempre che se continuerà a esistere. Io ho dei dubbi, però vediamo. Beh, insomma, tra l'altro è un brano che lancerò fra poco, che è stato presente anche in numerose pubblicità. Tipo delle macchine. Delle macchine, delle auto, vero, sì. Allora, è un brano, è un pezzone, dura una sorta 5 minuti, penso. Però noi ne sentiremo qualche minuto, e mi sto riferendo a Power di Kanye West. First century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen do it. Screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the power. Broken, the school's closed, the prison's open. We ain't got nothing to lose, motherfucker, we rolling. Motherfucker, we rolling. With some light-skinned girls and some Kelly Rollins. And this white man world, we the ones chosen. So good night, cool world, I see you in the morning. I see you in the morning. This is way too much, I need a moment. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. And I'm tripping off the power. Till then, fuck that, the world's ours. Fuck it, Chanel and the whole cast. Tell them easy said they could kiss my whole ass. More specifically, they could kiss my asshole. I'm an asshole. Napoleon, my furs is Mongolian. My ice bought the goalies and I embody every characteristic of the egotistic. He knows he's so fucking gifted. I just needed time alone with my own thoughts. Got treasures in my mind, but couldn't open up my own vault. My talent, like creativity, purity, and honesty is honestly being crowded by these grown thoughts. Reality is catching up with me. Taking my inner child, I'm fighting for custody. With these responsibilities that they entrusted me. As I look down at my diamond encrusted piece, thinking no one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the powder. Deal in, fuck that, the world's ours. E rieccoci qui, sempre su Bello Fresco. E che dire, riassunto di questa puntata, ragazzi. Abbiamo viaggiato non con ci ho capito niente. Esatto, fermate il gioco gelato. Esatto. Però d'altronde ora è stato bello così. È stato bello così dopo tanto tempo, insomma, capite. C'erano tante cose da dire, insomma, via.
Devo, bisogna ancora capire come si fa, insomma, per ripartire. Sì, un mese di pausa e ci siamo dimenticati tutto. Vabbè. Vabbè. Però, vabbè. È andata così. Quindi mi raccomando, se commentate durante la diretta in generale, perché a parte che saluta sempre, a noi ci fa piacere e anche a noi ci fa anche piacere, sì. E mi raccomando, ribadiamo sempre, seguite su tutti i nostri social, su Facebook, Instagram, YouTube, TikTok e compagnia bella, e WhatsApp. Potete scrivere al numero che sta per passare, eccolo. E che padre, non è la prossima, 2024. Dillo 0573196830. Evviva, oh. No, ragazzi, non ce lo ricorderemo mai. Però comunque un giorno ce lo ricorderemo. Ora me lo segno. Ora me lo segno dopo. Ora ho fatto un tatuaggio. Sulla... Oddio, un tatuaggio che sembra proprio. Ti rimane anche come ricordo. È un souvenir, ma... è così. Veramente. Il tatuaggio è una bella roba. Allora, è bello, impegnativo. Però comunque sì, abbiamo fatto un viaggio, ragazzi. Invece il giro in 80 giorni, il giro in un pomeriggio. Un'oretta. Oggi siamo stati anche veloci. Sì, rapidi e indolori. E vabbè, mancava la Sara, che salutiamo. Mancava il libro, però magari no. Che si farà la settimana, la prossima puntata? Beh, chi, ci mancherà la prossima settimana? Mancherà la prossima settimana. Donna. Avremo mai il piacere di rivedervi insieme? Forse tra un po'. Oh, è vero. Quest'anno, eh? Quest'anno tra le altre cose, cioè, abbiamo un Riccardo super impegnato, perché quest'anno, se non sbaglio, c'ha anche la maturità e Galité, maturità e fratellità. Io e Jacopo e la Sara siamo nella sessione invernale. Ma fidati, dai, non parliamo di scuola, di robe. No, dai, basta, cioè, che dopo devo tornare. Cioè, basta. Quando sarà il momento, poi. Esatto. Quando... Ma tra l'altro, gli cover, cioè, portano la cover notte prima degli esami, ho visto a Sanremo. Ah, ok. Che coincidenza. Niente, quindi... Sentita e risentita. Ci salutiamo. Prossima settimana puntatona su Sanremo. Secondo me la faremo mai, la tua radio magari forse nella settimana, magari, sì, portiamo la settimana di Sanremo, giorno, ci sta un po' di ferme, diamo un po' di ferme, almeno voi guardate, io non lo guardo, io guardo solo Gigi D'Agba. Io guardo perché venerdì quest'anno mercoledì c'è Teresa Mannino. Ok bene. Perfetto. Cioè, davvero. Vabbè, vedo che piace. Siamo grandi cultori di... E soprattutto grandi amanti e followers di Sanremo. Vabbè, sì. Vabbè, ognuno. Lo guarderò forse nel 2025 se faranno conduttore Cattelan. Allora forse lo passerò per lui. Dipende anche dagli artisti comunque, in gara, secondo me. Cambio di quel dibattito è sempre lì. Ma adesso c'è o non c'è? Ma andrà anche Mahansa, Madonna. Che mi fa così, ma non capisco. Vabbè. C'è un commento fuori onda. No, lasciamo stare. Vabbè, non si può dire. Lasciamo con l'ultimo pezzo di... Io penso sia un genio dal punto di vista del marketing a livello della discografia americana. Sto parlando di Linus X con il suo nuovo brano Jesus Christ.
Pistoia Web. Big Inside.